benvenuti all'autoplay di oggi. Vi farò imparare questo riff che avete appena ascoltato, tratto dal mio metodo sul blues. Allora, in linea di massima, nel metodo utilizzo più che dei riff normali da accompagnamento, quindi molto sulle basse, cerco di utilizzare più fraseggi melodici che possono o creare un riff oppure aiutarti ad iniziare un'improvvisazione o comunque a pensare in maniera leggermente diversa da un bassista da accompagnamento normale. Partiamo con un La, io lo suono con il pollice al tasto 12, corda di La. Poi vado a fare queste ottave, Do e Do, tasto 15-17, corda di La e Sol, e andiamo sull'A al tasto 12, però con la sua ottava questa volta. Dopo vado a fare dei bicordi di terze, iniziamo con uno slidino e arriviamo a un Mi bemolle Sol, Re Fa diesis e Do e Mi, tutte terze maggiori. Sull'ultimo andiamo a metterci poi un La di basso, in questo modo andremo a creare una triade di La minore, ok? Qua facciamo un pull off tra il secondo, Sol maggiore e Do maggiore, chiamiamolo come triade, pull off, cioè strisciamo le note senza ribattere con la mano destra. Poi concludiamo il giro. Io lo faccio con il pollice. La, Sol, Mi, Re, Do, naturale. Il Do lo strappo leggermente con l'indice. Però se riusciamo sul tempo, andarle a ribattere con le dita in finger. In questo caso uso dei pull off, La, Sol, Mi, Re, Do. Poi ritorniamo sul La. 1. Ok, e concludiamo facendo due volte appunto l'accordo di La che va a coprirmi quattro battute. Dopo andiamo a spostare tutto il riff in Re. Allora prendiamoci dei punti di riferimento. In La, noi suoniamo La e poi andiamo a prendere Do. Il Do che cos'è per l'accordo di La? È la terza minore. Ok? Anche se l'accordo è maggiore, si può comunque utilizzare la terza minore in quanto facente parte della scala pentatonica minore sul La, che posso usare anche sugli accordi maggiori, appunto funziona proprio molto bene nel blues. Quando vado a spostarlo in Re utilizzo la pentatonica di Re minore, quindi utilizzo la sua terza minore, quindi il Fa, Re, Fa. Poi qua prendo gli stessi riferimenti. Guardate che alla fine vado a creare, come ero in La che creavo l'accordo, la triade di La minore, La, Do, Mi. Quando sono in Re devo andare a creare la mia triade di Re minore, Re, Fa naturale, La. Quindi le note per arrivarci qua sono La bemolle Do, Sol, Si e Fa, La. E poi farò la stessa cosa, Re, Do in pull off, La, Sol, pull off e Fa naturale, terza minore di Re, sempre facente parte della pentatonica minore. Dopo ritorniamo in La per un giro, appunto seguiamo la struttura del blues, quattro battute di La settima.
due battute di re settima, due battute di la settima di nuovo, quindi andiamo a rifare il nostro riff. Poi abbiamo una battuta di mi settima e una battuta di re settima. In questo caso posso soltanto utilizzare la prima battuta. Quindi non vado a fare tutto il giro completo che ne tiene due, ma utilizzo questo primo frammento, anche melodico, sul mi e poi sul re. E poi andiamo a concludere con le due battute finali di la settima. Bene, so che è abbastanza complesso come giro, infatti penso sia già abbastanza nei numeri avanzati nel mio metodo. Quello che posso fare è consigliarti di appunto andare a cercarti questo ebook sul Bass Blues Licks, si chiama, e darci un'occhiata se ti piace, con la trascrizione vicino. Poi in ogni pagina ci sono tanti suggerimenti armonici di diteggiature. Poi vi mando anche chiaramente tutti gli audio, e se vi fa piacere studiare questa cosa, a me ne fa anche molto. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, condividi se ti è piaciuto. Ciao, buona musica, Carlo.